Daddy, can we recall back those days before independence in Nigeria? I was in Anderson. I was at all in many. I only came. Frankly, I don't know. It wasn't. L'indipendenza fu qualcosa di inatteso, non preparato o promosso da nessuno. Io penso che in quel particolare momento se richiamo alla memoria i miei colleghi a Odenworth, la maggior parte di loro sono oggi ormai deceduti. Penso che probabilmente sentivamo così. Pensavamo che gli europei non dovessero governare il nostro paese. Non vi era nulla e nessuno tra di noi e nel paese che sostenesse questa possibilità. Tutti pensavamo così. Perché dovrebbero venire qui a governarci? E, tra l'altro, nessuno di loro, tranne gli insegnanti delle scuole. Nessuno di loro sembrava molto esperto e capace. Così il consenso all'idea dell'indipendenza crebbe in tutto il paese. E allo stesso tempo aumentarono i movimenti della resistenza al dominio straniero. Quello che ci muoveva era la consapevolezza che le nostre vite erano utili per il futuro del paese. Anche se ci avessero messo in prigione, non ci avrebbero sconfitti. Ma se invece avessero deciso di ucciderci, forse allora la nazione sarebbe stata loro. Non ricordo chi fosse il vescovo di allora, chi era. Non ricordo il nome, ma ricordo che aveva preso la posizione di non interferire. Ma se solo una persona fosse stata uccisa, allora sicuramente sarebbe intervenuto. Così sarebbe successo che una piccola Nigeria, e non la grande Nigeria dei nostri sogni, con l'intervento di arbitri e mediatori che venivano dall'Inghilterra, sarebbe diventata soltanto un appendice dell'impero britannico e così via. A parte il problema della lingua, che ormai non è più il problema che era allora, o meglio, non è il problema che avevano pensato che fosse. Io penso che oggi la Nigeria non sia ancora quello che pensavo potesse diventare. by and large, I think the country is not yet. Non è il paese che avrei preferito diventasse. Quello che doveva diventare. But as it will be, it's bound to be. So, well, the judges called us. I giudici ci consideravano degli abusivi, pensavano che noi stessimo abusando. C'era in quei giorni un gran dibattito all'interno del Queen's College. La direttrice venne al Queen's College, dove ero io, e chiese di avermi a disposizione per qualche tempo, e il rettore pensò che non c'era nulla di strano, per cui lo fece. Ok, disse, vai e cerca di parlare bene. E così. Più tardi, dopo che era successo quel che è successo, alcune aziende di Lagos cominciarono a sostenerci, altre si unirono a noi e a quel punto ci fu chiaro che avremmo vinto. Alla fine ero trattato come un eroe, un sacco di amici. Nigeria go better. Nigeria go better. More than a one day. More than a one day. Nigeria go better. Nigeria go better. More than a one day. Road to Conde for Naija. Food to Conde for Naija. Everything come good for Naija. School Conde for Naija. Fuel Conde for Naija. Everybody Conde happy. One day, one day, Nigeria.